Allora, noi abbiamo le 11:30 all'inizio, quindi noi leggiamo le parti. Quindi l'abbiamo approvata, no? Non ho capito. L'impostazione qual è? Quella di cui stavamo discutendo. No, non abbiamo approvato. Ah, infatti, non riuscivo a capire. Abbiamo approvato l'impostazione. Ah. Abbiamo detto che si prova a chiedere agli altri che ci chiedono 2 mesi. Che se ce li chiedono, allora portiamo rapidamente in giunta, in consiglio, in modo che poi Ok, abbiano, che sia approvata prima la chiarissimo, chiarissimo. scadenza. Poi lo sappiano anche altri che c'è Sì, questa cosa, chiarissimo, perché chiarissimo. insomma non si può manco escludere che questi qui lo sappiano che c'è questo giro, no? Signora, venga che iniziamo. Iniziata, c'è Ma facciamo. Sì, ma poi ve le mettete a posto dopo le cose, dai, oggi abbiamo No, poco ma perché tempo. un po' di Sì. soli, allora, Parti che scartolina rossa e poi si richiude, poi abitudini. numero 2 dell'assessore Barbagallo, approvazione della spesa di 20.000 € per servizi e forniture per garantire il funzionamento dell'ispettorato Va bene, agrario. via, provato. Numero 3, assessore Berlangeri, assume lei, controlla ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera D della legge regionale 28 del 2006, decreto di direzione Provato. generale, poi il numero 4, legge 2 del 2008, modalità di pubblicità dei prezzi delle strutture balneari. Numero 5, assessore Briano, procedura di via regionale, legge 38 del 98 e decreto di direttiva 152, variante al programma di coltivazione, cava denominata Fossa dei Sergi. Assessore Rossetti, numero 6, anche questo è approvazione dei conti giudiziari responsabili delle gestioni economali periferiche per esercizio finanziario 2012, numero 7, proroga della concessione amministrativa per la gestione del complesso sportivo sito di Sanremo, e numero 8, proroga della concessione avvenuta ad oggetto la porzione di terreno sita nel comune di Sanremo, Corso Massuccio 28. Bene. Poi numero 9 dell'assessore Rossi, piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di riordino, ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento. Domani, che cioè, un giorno tra virgolette libero, sono giunto, ho fatto un po' una verifica con diversi assessori dei punti da affrontare venerdì, visto che è un pomeriggio, 2:30 a cena. Cioè. E poi mi ha dato una mail a tutti, il direttore. Allora aggiungiamo che sanità e personale. Sì. Ci aggiungerei forse anche un po' il punto su questa cosa guida di immobili, no? Così facciamo. Magari invitate anche figli. Sì. Io ho chiesto anche un po' il quadro degli immobili e degli affitti. Sì, aggiungi immobili, affitti. Poi numero 11, assessore Rossi, approvazione del piano della performance delle strutture della giunta regionale per il triennio 2014-2016. Poi sta. Fuorisacco. Del presidente. Ovviamente poi bisogna organizzare col consiglio a questo punto un lavoro fatto bene sulla tempistica, insomma. Via. Allora, procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane. Rilascio, nulla osta. Assessore Boitano, riprogrammazione para FSC 2007, anche assessore Buccinelli, 2007-2013, progetto 3, nuove strutture scolastiche, adeguamento a strutture scolastiche esistenti alle nuove normative, impegno complessivo di spesa di euro 810.000 a favore dei comuni di Bolano, Spezie, Sori, Genova. Mi dico una coppia. 560 è buono, 550 sono. Allora basta. No, non importa, ma già io ricordavo 560 buono. E 250 250 sono. Seguite un attimo, queste qui sono due cose molto importanti. Le abbiamo già per No, 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 no. No, ha fatto un comunicato, fatto. Dunque, queste due cose qui sono molto importanti. 560. Allora, Bolano è una bellissima scuola ceparana, in realtà ormai è il modulo di Bolano per capirci quella valle, che si è piantata perché quello che ha vinto prendeva anche dei beni di una scuola vecchia, penso, l'attuale scuola, che non riesce a vendere e quindi si è piantata. Con questa roba qui
dice il comune che va al voto, tra l'altro, quindi poi nel chiudere anche l'operazione, c'è una da fare, insomma. E questo è uno dei primi effetti di programmazione del FAS. I lavori dovrebbero chiudere entro il 31 luglio. Poi gli arredi, insomma. Poi, Soria, l'incendio famoso, quello che ha scritto i bimbi, gli ho risposto, eccetera. Prendono anche Soria l'assicurazione per l'incendio, un po' li prendono da noi, un po' ce li mettono loro. Un altro comune che va al voto adesso, sono anche due comuni di diversa maggioranza politica, così. Tutti e due sindaci comunque che sono, non si possono più candidare, ma che ci tengono a impostare un lavoro che finisca, insomma. Sotto non c'è più il limite di dimensione. No. È nel testo delle province, no? Sì. È passata ieri, deve tornare alla Camera. Però. Vabbè, queste due cose qui direi un po' velocemente in conferenza stampa, non so se vengono i sindaci, sono cose qui tenevano molto. Vengono, perfetto. Ok, via. Poi, dell'assessore Rossetti, vicepresidente assessore Rossetti, risultato di esercizio per l'anno 2012 delle aziende sanitarie Astra Genovese, 5 Spezzino, riduzione impegni di spesa di cui alla DGR 1962 27 dicembre 2013. Non ho capito, scusi. Risultato di esercizio. Poi assessore Rossetti e vicepresidente, adempimenti decreto legislativo 118 del 2011 del servizio sanitario regionale, anno 2013. Cioè, spiegate? Claudia, quella. Adempimenti decreto legislativo. Sì, ieri al tavolo massiccio c'è stato un problema, nel senso che il tavolo chiede l'adempimento totale del decreto legislativo 118 e lo chiede quest'anno per la prima volta, chiedendo che tutto quello che è stato deciso di dare come fondo sanitario venga impegnato sul 2013. Siccome ci sono dei problemi contabili tecnici, la Commissione Affari Finanziari ieri ha dato mandato di fare di avere un contatto tecnico con il Ministero per cercare di superare questa situazione. Ma nel frattempo facciamo gli accertamenti di spesa, di entrata, che solo lo possiamo fare, in modo da adeguarci e essere adempienti. Va bene. Poi dell'assessore Baita e assessore Alluvione, voglio completamento del percorso pedonale ciclabile in località Capo Santo Spirito, approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria e Comune di Borghetto Santo Spirito. Spiega un po', bella questa. Scusa, perché c'ho una delibera. Quello, completamento percorso pedonale ciclabile in località Santo Spirito, approvazione dello schema di convenzione. E quella sono le risorse per all'interno del FAS proprio per la pista ciclabile pedonale. Quello che chiedeva il comune di Borghetto Santo Spirito anche in relazione a tutta la questione della situazione. Fa la copia dopo, quindi sarebbe cos'è la pista ciclabile, passeggiata a mare? Cos'è? Sì, sì, è una, un collegamento, diciamo, che svolge la funzione di percorso sia pedonale che ciclabile, ok? Ed è la convenzione che sigliamo tra noi e loro per realizzarla. Ma questo qui non è ancora finanziamento? No, non è. Allora non mi serve. Sarà dopo il finanziamento. Loro poi devono portare analoga delibera del loro consiglio e dopo ci sarà. Vabbè, questa qui sta dentro, lo dico all'ambiente, insomma, sta anche un po' dentro quella logica di, cioè, sì, sì, per il discorso depurazione. Va bene. Quindi verrà più avanti, diciamo, il discorso. Immediatamente. Poi dell'assessore Paita,
presa a Paita, però Buccinelli e anche Briano, presa d'atto dell'intervenuto accordo tra Cocib e Cavagrandi con modifica parziale dell'assetto del cantiere di Campomorone, del terzo valico ferroviario e del progetto di escavazione della cava. Modifica nel decreto numero 3519 del 2009. Allora, questa è quell'annosa questione di cui venivano spesso a parlarci anche le unioni industriali, eccetera, perché c'era un'incompatibilità tra la presenza della Cavagrandi e i cantieri del Pozzo. Abbiamo lavorato per trovare un accordo, diciamo, tra i due soggetti che l'hanno trovato, e questo è, diciamo, la presa d'atto e l'esplicativo. Finito? No. Dell'assessore Rossetti e assessore Barbagallo, deliberazione numero 2 in data 19 febbraio 2014 dell'Assemblea dell'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo concernente il bilancio economico di previsione, determinazioni e conseguenze. Poi del vicepresidente IRCS o San Martino Ista, autorizzazione a contrarre un mutuo per un importo di euro 7.800.000 destinato al cofinanziamento del FAS 2007-2013. Via. La quota non è per l'investimento grosso che deriva dal FAS. Poi dell'assessore Rossetti, assegnazione della somma di euro 300.000 all'azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari ARSU per finanziamento in conto capitale. Non cambiare il titolo. Sì, infatti, per la residenza universitaria ex caserma Garibaldi. Anche l'impegno? Sì, ha l'impegno, sì. Che ormai c'è l'ARSU, no? Giuridicamente funzionante, sì. Dire se non lo dico. Ma è già funzionante o no? Ad oggi no, perché il 31 di marzo debbono chiudere tutte le cose. Forse va bene così. Vedete un po' cosa viene meglio fare, Claudio, parla un po' con quelli. Non funziona la vedete. Non lo sapevo. Il direttore ha firmato il contratto oggi. No, non si parte. Abbiamo provato il contratto oggi, volevo dire. Dai, vedete voi, aspetto tecnico, dai, abbiamo provato oggi. Abbiamo provato? No. Vabbè, guardate voi, dai, come vi viene meglio. Questa qui è la salita nera, molto importante in sé la cosa, è la completamente. Sarebbe l'ultima grande casa degli studenti che inauguriamo ancora noi. Ok. Allora, vicepresidente, accordo di programma ex articolo 20, legge 67 dell'88, anno 2009, progetto definitivo nuovo ospedale della Spezia, al 5 Spezzino, richiesta al Ministero della Salute di euro 119.905.096,42. La richiesta formale, finanziamento articolo 20, il trasferimento, come funziona? No? La richiesta del trasferimento dei fondi, sì. E la presentazione del piano finanziario. Immagino, non l'ho vista. Vabbè, dai, via. Incontrare al Ministro la domanda per la missione al finanziamento. Via. Dai, l'aspetto formale, insomma. Fino a un certo punto. Dicono che potremmo farcela ancora per aprire un bando. Poi faccio ancora una delibera. Allora, dell'assessore Buccinelli, PORFES 2007-2013, misura 1.2.3, innovazione, assegnazione e risorse aggiuntive al bando approvato con deliberazione 444 del 20 aprile 2012, spesa 8 milioni di euro. Cos'è questo? Sono 8 milioni quelle che abbiamo recuperato l'altra mattina con quella rimodulazione dell'accordo di programma, li mettiamo a disposizione di FIRS, che riesce in questo modo a concedere il finanziamento a tutti quelli che hanno fatto domande il primo giorno. Quindi
vediamo con questi soldi qua. Fai tu come quando dire bene sta cosa, incontrare i soggetti. Ma lì parte loro avevano già. Forse una cosa anche da dire. Sì, sì, facciamo un comunicato stampa, però poi i soggetti interessati. Se vuoi dire logico. Sì, vabbè, vedi tu. Vedi tu. Va bene. Vedo che queste cose ormai. Sì, sì, sì. Con queste arriviamo a metterci su quel banco. 36 o 37 milioni, quindi facciamo tutto il primo giorno. Che non sia la risposta alla cosa di quella sera, questa stamattina. Hai capito tu, vero? Che non sia la risposta quella il giorno che avete fatto quella sera lì con l'isola. Sì, sì. Vabbè, dai. No. No? Però la consecutio tempo è abbastanza. Abbiamo finito? No, c'è una delibera che un attimino. Allora, guardate, su questa delibera c'è un po' di problemi sull'impegno, quindi se la porterei la prossima settimana, quella mi dispiace da morire, devo dire la verità. Però scusate, ce l'abbiamo ancora noi, no, ma insomma. Ma è difficile da chiarirci tra di noi. Ma non si può fare mentre facciamo a BB? Ecco sì, ci vediamo noi e poi dopo la riportiamo. Cioè dobbiamo un attimo ragionare sì. Su questo. Allora, tra poco è la BB, stiamo da mezz'oretta, siete dispensate da BB, uscite, poi a mezzogiorno meno 5, venite, se è risolto, è risolto. Se è risolto, è risolto, perché insomma qui sono alluvioni, no? Quindi prima si fa la stessa cosa meglio. Alluvioni è accisa, no? Questa è accisa. Se vuoi chiamare i tuoi, io chiamo la casa. No, perché voi i suoi. La boracchia, non so. La brighi da sola. Via, andiamo avanti. Sono due argomenti. Un argomento dell'assessore Rossetti, partecipazione della Regione Liguria ad un progetto Erasmus Plus in qualità di partner. Va bene, via. E poi un argomento dell'assessore Cascino, valenza turistica delle aree demaniali marittime, avvio procedure di classificazione in sensi della legge 296 del 2006. Sì, è un obbligo di legge, iniziamo a procedimento, siamo all'ambiente e al turismo. Cosa? Sulla classificazione delle spiagge tra e quindi. A proposito di ambiente urbanistico, immagina il sindaco, diceva che il Consiglio Comunale ha approvato. Lavorato, adesso sapete che sono state anche tante polemiche, ma se si consolida quello che ha provato il Consiglio Comunale, il termine di Erasmus, gli abbiamo già parlato con gli uffici, va bene. L'abbiamo visto? Parlato con la. Cioè, dice che se scontando quello che è successo, eccetera. Se adesso ci si potesse attestare, io poi come al solito dico cose che non conosco nel dettaglio, ci si può attestare su quello che ha detto il Consiglio Comunale, allora va bene. Ma abbiamo fatto anche un po' di lavoro politico anche con il Consiglio Comunale e con i tecnici, in modo che quello che venisse fuori... Ma sapete già che posso dire di sì? Allora, io ho parlato con gli uffici, adesso quello che è uscito dal comune è... Diciamo, è un... Ditemi se avete bisogno di tempo, se posso dire di sì. Lasciami... Secondo me io ho bisogno di tempo, perché ti spiego. È rispettabilissimo quella delibera di indirizzo. Ovviamente ci devono rispondere alle osservazioni, che non so se sono contenute in quella delibera di indirizzo. Guardatevela. Quindi, ovviamente che le osservazioni devono essere... Guardatevela. Indubbiamente è stato basta, un lavoro di avvicinamento reciproco. Okay. No, bisogna rispondere. Fatemi sapere, appena possibile, se... Le guardiamo un attimo. Sì. Fate la delibera, poi... No, perché insomma adesso, il momento dell'inizio è delicato, il comune è il più grosso che c'è. Se... Perché poi non è l'ultimo atto questo, no? Procede l'adozione del progetto del esatto. Ma noi avevamo avuto una riunione in cui mentre lei finisce il lavoro e poi ne comincia a signora, per finiamo il lavoro e poi fate l'altro durante la BB, poi fate quello che vuole. Ce n'è ancora? No, basta. Allora dai, sono già arrivati questi BB. Sì.
dice, dai. Allora, guarda un attimo la cartellina rossa, poi così. Come? Sì, come al solito. Allora, la scheda di ABB che va sul sito, la scheda quadro sulla ditta pubblica che va sul sito, in coincidenza con la votazione della legge. Poi presentiamo oggi 4 interventi altri, uno per provincia, sono già 8 in questi pochi mesi dell'anno. Allora, io li metto come li presento di là, da ponente a levante, aspettate un attimo, quindi. Imperia, località Baite, 4 milioni. Vado, 1 milione rotti, quindi siamo a 5 disp. 5 e mezzo, poi Genova 5 e mezzo, 11, buona sola, sono 15 milioni e mezzo. Venerdì prossimo, quando facciamo la prima giunta di aprile, sulla base di un elenco che IVA manderà a tutti voi lunedì mattina, manderà a tutti, a me lunedì martedì, insomma. Facciamo riepilogo di tutte le schede presentate da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo e le mettiamo ordinate per data di inaugurazione, dalla più vecchia a quella più, diciamo, più lungo il tempo. E cerchiamo di tenere per quel ritmo fino a fine anno poi metteremo le cose grosse, verrà fuori una bella massa. Poi, aprile, ci sono novità? Ah, allora. Aprile a Bissol si anticipa all'1 perché si dovrà fare quel consiglio straordinario sul Senato federale che invece non si fa, che si fa un consiglio normale che però rimane mercoledì. Poi lo leggo, dai, Gaslini si sapeva già, dopo pomeriggio, ecco, Sant'Andrea confermato il mattino del 12. E quindi è confermato, poi Amelia, poi Sesta. Vabbè, Carasco, poi Santa Margherita, Micidia di Napoli, Carasco. Nel mese di maggio ho detto a Michele e Ivan che tutti i sindaci che fanno la scadenza, che vogliono che andiamo, io ci vado. Anche se questo comporterà stare tanto in giro, ma uguale. Stamattina ha chiamato Floris, perché quelli che vanno al voto sono 142. No. Tutti quelli che vogliono che vada, non tutti quelli che vanno al voto. No, adesso che abbiamo ricevuto, sono più delle 10 che facevano di solito, questo mese sono 12. Sì, vabbè, ma insomma, e quindi fa la prima che può l'elenco di maggio anche parziale. Vabbè, dai. E magari il primo pezzo che è già pronto portalo il 5 di aprile, così chi si vuole organizzare si organizza. Che facciamo certamente tra cose a poi mi ha chiesto in Imperia andare a inaugurare pezzi di Por, poi andiamo a pista ciclabile, la pista passeggera, vabbè, insomma, porta quello che c'è, portalo venerdì, dai. Possiamo chiamare BB? Dai, cercate di arrivare quando manca 5 e mezzogiorno. Conferenza stampa oggi a mezzogiorno è su Volano e Soi, presenti sindaci, 4 schede arte, diciamo così, cioè Buonasola, Imperia, Vado Ligure e Molassana, in più facciamo un accenno al fatto che sul video c'è la scheda complessiva. Io starei parlando a voi teoricamente, sì. Se posso, eh. Grazie, via, liberi tutti. E a BB. No. Vabbè, aspettiamo di là. Vedetevi di là.
Immagino qualcuno faccia entrare, immagino. Che c'è la panna? L'ha già fatto accomodare il sotto. Dicevi quindi? Il 4 viene in gruppo, ma a causa di te, allora è l'11, il soffitto. Un po' se viene Davide, sarebbe simpatico. Ci ho rimandato un messaggino. Anche il vecchio. Se buongiorno. Eccoci qui, ciao. Ciao, bene. Buongiorno. Vedi un po' se di fuori possono evitare, Iva, se possono almeno evitare di... Sarebbe meglio che non essere dentro, ma se almeno possono evitare di far casino. Cosa? Comodo. Aspetti, ti accomodo. Andiamo qua. Questo qua, lo stesso, ma... Lo stesso che... Ma è un piacere. Deriva. Allora, dalla, diciamo, da gennaio. Sì. Nell'ultimo quindi anno di 10 anni, no, però. Dai. Diciamo una cosa veloce, poi cominciamo da voi. Abbiamo pensato di evitare ogni saluto di giunto l'azienda lì. Facciamo pezzetto in streaming qua, lo dico perché qualcuno poi non se ne è dimenticato, ha detto cose che ha detto, mamma mia, che vuol dire che chi segue la giunta in streaming lo può seguire, e poi mettiamo, diciamo, sul sito anche la registrazione. Mi pare che siamo alla tredicesima. Al di là della, come dire, del riflesso mediatico che se le cose vanno benino non è mai così significativo, però per noi è stato molto utile, spero che lo sia anche per voi. Tra l'altro noi siamo alla riprogrammazione dei fondi, diciamo, non riprogrammazione, alla programmazione dei fondi europei 14-20, siamo a 7 anni di crisi spaventoso, no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, insomma, 14. E cerchiamo di... Non abbiamo perso nessuna grande azienda in questa regione, grande, media, anche se molte sono difficoltà, eccetera. Non è stato un caso tipo Piombino, per capirci. I fondi che interessano di più il settore, diciamo, aziendale, sono delle aziende, sono i fondi FSE, cioè formazione, e il FESE, che sono fondi per politiche, diciamo, di sviluppo, di crescita. Storicamente questi fondi hanno usati sostanzialmente per le piccole e medie imprese, i secondi, quindi, perché c'è un tessuto che teneva meglio. In questi ultimi tempi le cose sono più complicate, quindi seppur con non grandissime importi e quantità complessive, siamo anche aperti a un ragionamento se ci fossero investimenti, eccetera, anche su realtà di tipo diverso, più grandi, insomma. Vabbè, ABB è un'azienda che noi conosciamo bene, in coincidenza con la discussione, con la presentazione in giunta e successivamente alla stampa, noi mettiamo sul sito anche una piccola scheda, diciamo, che quindi rimane come traccia, ce ne saranno 52 alla fine, se ci siamo capaci di vedere, che penso siano un po' utili anche per chi vuole conoscere la Liguria, per conoscere un apparato produttivo che non è di primo ordine, anche per la dimensione della città, della regione e anche per la sua geografia, però insomma, ha due caratteristiche chiare, e finisco. Una, che si è molto internazionalizzato, ABB, Bombardier, Siemens, Ericsson, ma poi anche Carnival, piuttosto che Conship, Maersk, cioè sia il settore shipping che il settore industria, ci sono Toshiba, insomma, Piaggio stessa, sì, nel senso che... E l'altro che, tutto sommato, mentre sulle quantità, per esempio, di più di occupazione non può competere con regioni che hanno un'orografia diversa, mediamente sta su una fascia alta, diciamo. Poi c'è Tenova, insomma.
considerando anche che abbiamo ospitato qui da alcuni anni a questa parte l'IT, penso che si possa provare a consolidare in una ripresa che tutti pensiamo che possa, che stia per arrivare. Penso che la Liguria, qualche mano, un paese che vuole tornare a crescere stabilmente, la possa dare. Questo è il quadro. Si chiedeva a te di 4 d'ora, giustarlo un po' a noi e poi 10 minuti di fare una cosa simile alla stampa, ma dopo che magari ci ha scambiato tra noi qualche opinione. Sì. Prego. Io, se è possibile, proprio 3 secondi di così inquadrare un attimino le dimensioni del gruppo. Certo. A livello anche internazionale, visto che stavi il discorso dell'internazionalità, solo un commento al discorso fatto. Vedendolo dal lato positivo, c'è una concentrazione di aziende in un territorio che, se prendiamo un compasso, è di qualche chilometro, è assolutamente di potenziale di eccellenza. Quindi questo credo dillo anche di là. Che non si ritrova da nessuna parte questo, in Italia. Dillo anche di là. Quando cominci con i giornali, dillo anche di là. Perché questo è un aspetto che, insomma, io ci tengo a chiarire da un punto di vista sostanziale. Poiché siamo capaci a tradurre queste potenzialità in risultati è un altro discorso, però la potenzialità sicuramente c'è. Le dimensioni del gruppo, che sostanzialmente è leader globale nelle tecnologie per l'energia e per l'automazione, diciamo, vede nel suo complesso una dimensione che sono circa 42 billion di dollari a livello mondiale e 150.000 dipendenti nel mondo. ABB, come dice il nome, deriva dall'integrazione di due componenti, una componente svedese, ASEA e Brown Boveri in Svizzera, ma ormai diciamo che il gruppo non si conosce più per questo tipo. Quando di ci fu la fusione? Nell'88. E quindi, diciamo, ormai è una società multinazionale dove moltissimi manager, noi abbiamo moltissimi manager italiani a Zurigo, nella sede, diciamo, nella corpore, a rappresentare a livello worldwide il gruppo. La missione dell'azienda sostanzialmente mette a disposizione le proprie tecnologie, le proprie competenze, risorse a livello dei clienti in un ambito di ottimizzazione sia della produttività industriale sia per la riduzione dell'impatto ambientale. Questo è un tema molto, molto sentito a livello mondiale. L'organizzazione velocissimamente è organizzata in 5 divisioni a livello mondiale, e la stessa cosa abbiamo qui in Italia, perché sicuramente l'Italia è uno dei paesi importanti nel gruppo, quindi troviamo tutte le componenti, abbiamo sostanzialmente 5 divisioni, una è la Power System, nella quale io sono a livello locale italiano responsabile, c'è la Process Automation, che sostanzialmente è sempre una parte di sistemi, ma si rivolge all'oil and gas in principale e all'industria, mentre la Power System, come dice il nome, è più legata al discorso in generale della produzione, della parte elettrica, diciamo così, dell'energia. E poi abbiamo 3 unità che sono sostanzialmente di prodotto, classificate secondo un livello di tensione, c'è la low voltage product, quindi tutti quelli che sono gli interruttori che ci troviamo in casa, fino alle gamme più alte di breakers, c'è la parte di prodotti per l'energia, quindi trasformatori, interruttori di alta, e poi c'è la parte, quella che si chiama Discrete Automation and Motion, che si rivolge al mercato attraverso soluzione e offerta sia di driver, di motori, di inverters, eccetera, sia per quanto riguarda la parte robotica. E in questo senso, diciamo, abbiamo anche una caratteristica abbastanza importante, dove siamo leader sostanzialmente mondiali nel dual arm robot, cioè la evoluzione del robot che possa lavorare assieme alla componente umana, quindi essere programmato e preventivato di interagire con l'uomo
e quindi anche diciamo, fermarsi nel momento in cui c'è un'interferenza con una persona che sta lavorando a fianco del robot. Ecco, questo è un aspetto che stiamo valutando, che stiamo portando avanti anche nell'iniziativa Genova 2021, questa fabbrica del futuro, ecco, stiamo lavorando anche in quest'ottica. Il discorso quindi diciamo della tecnologia la troviamo veramente dal domestico, dalla casa ai grandi impianti, il collegamento Latina-Fiumesanto è stato fatto da noi ed è stato fatto anche col contributo significativo italiano sulla parte dei due convertitori corrente alternata e corrente continua, il cavo che passa sotto il mare, noi abbiamo fornito la parte di convertitori e 1000 megawatt, quindi sono numeri sicuramente significativi, quindi passiamo dall'Inter Torino di accendere la lampadina a questi progetti e diciamo che l'aspetto importante è quello anche di rivolgersi a quelle che possono essere le nuove frontiere, io credo per l'Italia, ma credo per l'Europa, in termini di generazione, distribuzione e trasmissione dell'energia. E in questa filiera diciamo abbiamo la parte delle rinnovabili dove ci sarà la parte idrica, la parte eolica, la parte solare, il moto ondoso, sono tutti temi che fanno parte dell'interesse del gruppo e delle applicazioni del gruppo, sia dal punto di vista di prodotto sia dal punto di vista di applicazioni di sistemi. Il discorso delle reti che sempre di più sono distribuite, le generazioni sempre di più sono interconnesse anche da un punto di vista di sicurezza, di sezionabilità, di intervento, quindi c'è anche questo aspetto di qualità dell'energia da fornire. E poi c'è un altro grande tema che io credo possa essere un tema per un po' più per il futuro e non proprio per domani mattina, ma che è quello del riaffacciarsi sul mercato della trasmissione e della distribuzione anche in qualche caso della corrente continua invece delle correnti alternate. Questo è un altro tema molto interessante che vediamo delle ritorni di efficienza nelle grandi tensioni. I cavi in corrente continua sottomarini sono in corrente continua perché intanto mettono due cavi invece che tre, intanto funziona anche se ne rompe uno a metà potenza, ma perché l'altro il conduttore me lo fa al mare, ma anche perché c'è proprio da un punto di vista globale un efficientamento nella produzione. Ma anche nella distribuzione questo potrebbe avere la sua valenza, perché noi usiamo apparati sempre di più che dall'alternata convertono in continua, poi si convertono in alternata, poi in continua, abbiamo 7 passaggi e quindi evidentemente abbiamo un efficientamento che è basso. Avere una distribuzione continua potrebbe essere, così come sulle navi, sulle piattaforme, ci può essere un'evoluzione in questo senso, che è un tema che sta venendo avanti, dove ABB in questo campo sta lavorando, anche con interruttore di alta, il primo interruttore di alta tensione, in corrente continua, anche questo è passare dal concetto di trasmettere l'energia punto punto in continua, ad avere una rete interconnessa in corrente continua, dove ho bisogno degli interruttori perché la devo sezionare. Dicevo del robot del dual arm, ma c'è un discorso sicuramente sull'innovazione, è un tema centrale per il gruppo. Il gruppo investe in R&D oltre 1,5 miliardi di dollari ogni anno. E anche in Italia, per arrivare un pochettino più vicino a noi, il 2,5% delle revenue, del fatturato, vengono investiti in R&D. Questo mi consente anche di dire, con un certo orgoglio, che come R&D, come unità di ricerca e sviluppo, a Genova, nel Green Building, abbiamo la responsabilità mondiale per quanto riguarda i sistemi di automazione per le centrali, per il CS, e qui abbiamo appunto le persone che hanno sviluppato e che sviluppano l'R&D per tutto il gruppo in coordinamento con altri centri che sono negli Stati Uniti, che sono in Germania e che sono in India. Ma Palazzo Verde quanta gente c'è? Ma circa 400 persone diciamo a payroll a ABB, poi ovviamente c'è qualche di un altro. Oggi
nel Green Deal abbiamo oggi, da ieri, da lunedì, abbiamo anche i nuovi colleghi delle RGM che sono venuti lì, che li abbiamo integrati nella nostra unità, quindi abbiamo anche questa ulteriore presenza, diciamo, sul territorio per quanto riguarda l'offerta per il discorso trading, quindi la parte mobile. E questo credo che possa essere un elemento. In porto quanta gente avete? In porto credo che siano una cinquantina. Quindi 450 al totale. Sì. Con due ubicazioni. La scheda cavo, io c'erano ancora i puntini, si vede che la stavate definendo in queste. Sì, ore. Perché c'è l'integrazione, diciamo, di queste persone della GE che sono a 70. Ma quelle, quindi, rimane stata autonoma? No, è ADB a tutti gli effetti. Sì. Nella discrete motion. Non è ADB, è ADB. Sono visitata, c'era anche quello. Sì, adesso ci siamo sistemati sul primo piano, insieme alla sala prove delle altre divisioni, Power System in particolare, e quindi c'è la linea di produzione che stanno finendo di montare, e c'è qualche aggiustamento in termini di trasformatore di potenza, perché vanno apparati che hanno necessità di... Questo è un aspetto. Sono un pezzetto anche a Fontana Buona, sono loro, no? Per i cugini. Forse saranno. Sì, perché lì c'erano due aziende vicine, ti ricordi? I cugini, allora. Sono gli altri. Va bene. Ecco, questo diciamo come per così completare un po' il panorama visto tra mondo e Italia e Genova. C'è il discorso anche dell'acquisizione della Power One, che è stata un'altra acquisizione, una delle ultime acquisizioni dell'anno scorso, di ABB, che è una società americana, ma che ha una presenza italiana importante, e con, in particolare per l'inverter nel campo delle applicazioni solari, e anche questo è un altro elemento che oggi, dove in Italia abbiamo più di 17 giga di PV installato, l'aspetto poi di utilizzare questo parco installato anche per diciamo concorrere alla stabilizzazione della rete anche nei momenti di transizione è un tema che può essere utilizzato in maniera positiva. C'è un'attenzione a livello di gruppo ABB Italia, è importante anche con i rapporti con le università, abbiamo più di 30 progetti con le R&D per le diverse università italiane, sia la Bocconi eccetera, ma anche con università italiane genovese, è una delle prime 5 università di interesse per ABB. Abbiamo rinnovato recentemente un frame agreement che avevamo con l'università, dove c'è un finanziamento anche di una cattedra di professore, quindi anche un impegno dal punto di vista sostanziale, non solo di forma, ma anche nelle varie attività che portiamo avanti di collaborazione, perché la visione che almeno io ho dell'università e con le aziende non è solamente quella di essere un bacino potenziale per assumere nuovi ingegneri o nuove laureati che escono, ma è anche quello di avere dei rapporti di collaborazione su nuove versanti, e quindi una partnership in qualche modo, perché poi magari queste signore rimangono nell'ambito dell'università, non è giusto che li assumiamo e li riportiamo come bagaglio e come elemento di valore unico nell'azienda, perché possono continuare esperienze con altri soggetti e domani te le ritrovi magari con esperienza più ampia, più formati per altro tipo di applicazioni. Quindi credo che non ci sia solamente una lettura di questo, ma ci sia anche l'aspetto di essere una parte. Il concetto che non trovo molto frequentemente utilizzato nei due versanti, però io credo che questo potrebbe essere uno. L'altro, sempre sulla formazione, è che le nuove filiere che stiamo... diciamo di cui stiamo parlando, che è l'efficientamento energetico e che è la Smart City, quando facciamo un passettino in più ci accorgiamo che abbiamo bisogno di competenze per poter andare a qualificare queste nuove applicazioni, e quindi in tutta la filiera
della formazione, sia degli istituti tecnici, sia delle università, c'è necessità di formare persone che abbiano questo tipo di competenze per fare l'audit energetico di un edificio, di un impianto o di un processo. E di questo oggi non c'è una figura definita. Cominciamo ad avere nelle aziende un referente per l'efficienza energetica, ma non c'è ancora una cultura dell'andare a vedere cosa posso fare ad ampio spettro. Questo è un tema sulla formazione che io personalmente ritengo assolutamente fondamentale se vogliamo dare coerenza e consistenza e sviluppo. Fare contatto calore, avessi puntato su questo noi. Ecco, questo così, giusto per dare, diciamo... Chi verrà, dai. L'altro aspetto che così mi piaceva sottolineare come aggancio anche all'IT, che almeno io è quello che ho colto nei diversi incontri che abbiamo avuto con l'istituto, è il concetto che io mi sono portato a casa e credo che sia veramente importante, è quello di lavorare sulla filiera terminale di tutti i processi, in qualunque essi siano. Cioè noi buttiamo in discarica fisica o teorica, diciamo virtuale, un sacco di potenzialità, e se noi allunghiamo questa filiera andando a sfruttare quello che oggi stiamo buttando via, sicuramente recuperiamo del valore. E questo concetto lì, in buona misura su diversi versanti, almeno questo è quello che io conto, è stato evidenziato, non è solamente lì, voglio dire, ma è un tema che credo che veramente sia un elemento, il tendere a essere, diciamo, autosufficienti in un processo. Da buon ingegnere capisco che il rendimento è minore di uno, ma che ci possa fare qualche cosa rispetto alla situazione attuale, sono convinto che si possa fare. Quindi sia sulla filiera, voglio dire, dei rifiuti in sé, perché era da sfruttare il biogas per alimentare i camion che poi vanno in giro, o posso fare nella filiera produttiva un ulteriore passo, questo credo che sia un elemento da tenere in considerazione. Della sede, diciamo, che è stata inaugurata come Green Building nel 2010, abbiamo visto delle persone che oggi sta impegnando sulla sede anche circa 400 persone. Quello che così nel 2013 abbiamo realizzato nella sede, la nuova sala demo che avete visto in foto, che al di là di essere sicuramente sicuramente bella da un punto di vista così scenografico, dal mio punto di vista questo deve essere anche in questo caso un elemento duale. Uno, di rappresentare una sala controllo per una centrale o per un impianto industriale che potrebbe essere già utilizzata, esiste, come si presenta in questa slide. Ma essere anche elemento di continua frontiera per l'integrazione di nuovi concetti e di nuove possibilità. Vuoi la realtà virtuale, ad esempio, per andare a rendere più facile la manutenzione o gestire da remoto la manutenzione a soggetti che sono in giro per il mondo, perché non dimentichiamoci che lavoriamo come unità e come aziende, e questo un po' in generale per tutti, in Italia, ma per quello che il mercato domestico può dare, ma lo sviluppo e la compensazione la devi trovare sicuramente fuori dai confini. Quindi il fatto di poter interagire in maniera efficiente in questo senso è sicuramente importante, con risorse che in quei posti magari hanno competenze limitate e le vai a surrogare. L'altro aspetto può essere quello di svilupparlo nel senso della sicurezza, perché posso andare a individuare sugli impianti, specialmente impianti estesi dove ci sono delle pipeline, dove ci sono degli impianti, posso andare a verificare se ci sono delle condizioni di sicurezza o meno per chi opera in quel caso. Quindi questo, diciamo, è un po' la situazione. I temi importanti che oggi stiamo traguardando sono quelli su rinnovabili, energie rinnovabili, ma intese nelle varie forme, sia dell'efficienza energetica, sia della flessibilizzazione sugli impianti, che in buona misura rendere disponibile l'impianto in tempi più rapidi
rispetto a quello che normalmente si fa, e c'è un discorso che io credo sia importante, che sia quello dell'integrazione delle varie componenti e delle varie situazioni che abbiamo, e questo vale sia per il mercato, quindi integrare quelle che sono le richieste del mercato, sia per quello che riguarda integrare le competenze che sul territorio e sulla zona abbiamo, perché questo è un altro elemento che può essere di valore per il futuro. Va bene, quel discorso con Fincantieri per le turbine medie? Ma questo noi era, diciamo, è un agreement che abbiamo fatto, stiamo lavorando, è attivo, c'è un discorso di offerta, perché era turbine medie, turbine in particolare per applicazioni di biogas, e quindi tutte le volte che c'è questa possibilità sicuramente viene considerato. I cantieri nell'elenco delle aziende presenti sul territorio, sicuramente quelle che forse non avevamo citato all'inizio, ma sicuramente c'è, e anche questa è un'azienda internazionale in questo senso. Beh, se ormai sì. La vedo, diciamo, discorso che diceva anche della corrente elettrica, in corrente continua sulle navi, questi sono altri temi che possono essere di interesse. Va bene. Posso chiedere una curiosità? Volentieri. Una sola. Il problema, no, si è accettato. Il problema delle tensioni differenti tra, diciamo, l'alimentazione ferroviaria. Noi abbiamo un problema grosso sul discorso Italia-Francia. Ci sono delle ricerche in corso per trovare un modo di... Beh, ci sono dei locomotori politensione. No, che costa delle cifre. C'è una prospettiva di uno standard europeo? Sulla standardizzazione delle tensioni nelle trasmissioni? Non c'è. Ma io che sappia io, no. Nel senso che noi, come ABB, costruivamo anche... È un peccato, però. È un elemento sicuramente che dovrebbe essere considerato questo, no? Non c'è nemmeno una standardizzazione sulle interconnessioni diciamo punto a punto a livello esempio anche di corrente continua, perché viene cosa succede, che è abbastanza logico. La tensione, il livello di tensione di potenza viene stabilito in base al calcolo economico di investimento e ritorno dell'investimento. Quindi si creano dei livelli che sono diversi, non c'è il viceversa, che ho uno standard e questo standard. È chiaro che la numerosità delle applicazioni è ancora limitata. Nel momento che questo diventa un elemento fondamentale, io credo che il discorso della connessione ferroviaria, nel momento in cui effettivamente abbiamo un collegamento nord-sud con Rotterdam, eccetera, eccetera, e orizzontale, non è che questo premio te lo devi porre, non è più una pensata così, ma poi è un'esigenza. Poi c'è la rete AV che è diversa dalla rete. Sì, però il problema è che sulle linee, diciamo, sulle percorrenze internazionali il cambio del locomotore è un problema logistico, è un problema di disponibilità, di tempi. Però c'è la linea AV, c'è uno standard europeo, la linea AV funziona. Dove non c'è la linea AV, noi secondo, sul ponente sconteremo la scelta fatta di raddoppiare la linea del ponente abbandonando la vecchia. I francesi fanno un raddoppio in prospettiva della loro linea, la fanno con le caratteristiche della FU. Noi abbiamo fatto una scelta che non è né carne né pesce. Perché è un progetto cominciato negli anni 60. No, ma lo dico, la sconteremo, nel senso che a quel punto devi riuscire a portare. Cioè la V fuori tensione non c'è. Quindi bisognerà cambiare il locomotore. A quel punto, secondo me, le linee saranno pensa quando vai a Russia che cambia anche lo scartamento. No, magari lo metto, ma tutta la scemenza da incompetente. Io sono dentro la problema della spina elettrica. Che uno deve girare con tutti gli adattatori del mondo. Adesso l'ha risolta, nel senso che il jack, diciamo, degli strumenti, l'iPad, è diventato praticamente uno nello, cioè il polispinotti, no?
avevano risolto con quel nuovo incolumbio. Un device che fa da datatore, insomma. Dopo anni. La macchina, eccetera, eccetera. Chiaro che il problema è un po' più grosso. Le potenze in gioco, insomma. Cioè la rotaia compatibile e il sistema elettrico incompatibile. Cioè, che beh, in casa la risolvo col diesel, lo fa prima, fa andare elettrico. No, il diesel è semplice, vedi un po' se hanno risolto la questione alluvione. No, deve fare una delibera leggermente più bassa e non so se la porta adesso, mi sa che... Quindi si aggiorna, chiedi un po' se vuole aggiornare. Cioè, se... Mercoledì sera che devo portarmi. Vedi un po'. Il consiglio è il 2, che doveva essere una giornata nazionale in cui si faceva la questione del Senato, poi hanno deciso che no. Fare la giornata a Roma, però a questo punto ho lasciato il 2 perché sennò bisognava spostare altre agenzie. Va bene, grazie. Spero che tutte queste cose siano utili anche per, in prospettiva della nuova, diciamo, esperienza che si è aperta un anno. Noi poi le mettiamo sul sito queste, non so se le hai viste. Sì. Alla fine poi ci sarà un panorama di aziende discreto, insomma, soprattutto per questo aspetto della concentrazione della fascia, insomma, che è una fascia relativamente alta. Perché uno degli elementi importanti è quello di poter essere, diciamo, operativi e attivi anche sui mercati internazionali, e questo ne abbiamo una buona percentuale. Vabbè, trasferiamo di là, lo accompagno un attimo, noi aspettiamo 20 secondi per capire se dobbiamo fare o dobbiamo fare la questione libera, vi aggiungiamo tra un minuto. Fate un attimo qui. Fate la delibera, io servo. Per il numero. No, perché ci sarebbe l'L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sì, leva 7, ok? Fate i conti. Sei un ingegnere, gente. Prego. Se è proprio vero, 2 minuti, se si fa 7 con la parte, sì o no? No, sospendiamo a.